Il cielo si colora di azzurro al campo sportivo di Remedello, dove ieri sera si è presentato Remedello Calcio e che al suo terzo anno di vita vuole provare a ritagliarsi uno spazio nel girone B di terza categoria. Davide Bettinazzi, direttore sportivo del Remedello, qual è l'obiettivo secondo te di questa squadra? Allora, diciamo che abbiamo cercato di costruire una squadra di ragazzi giovani, ragazzi che hanno voglia di fare. Ormai dopo le delusioni degli anni passati non dichiaro più qual è l'obiettivo primario della società. Comunque l'obiettivo fondamentale della società è quello di far bene, di far crescere i nostri giovani, perché in rosa abbiamo dei ragazzi che provengono dal nostro settore giovanile. Per noi questo è un momento di vanto, perché credo che poche realtà ormai fanno crescere i giovani come stiamo cercando di fare noi, seppur con tutte le mille difficoltà del caso, però comunque ci crediamo molto. L'obiettivo è far bene, non dico il salto di categoria, ma far bene per me significa piazzarsi comunque nelle zone alte della classifica, che è un reddito. Cosa ti aspetti dalla comunità di Remedello, che vuoi che i tifosi si avvicinino a questa società? Allora sì, giustamente dai tifosi, dal pubblico, credo che abbiamo bisogno un attimo di più di sostegno, perché comunque col sostegno dei tifosi non sembra, ma è molto importante avere il calore dei tifosi, e credo che per noi sia molto importante questa cosa, e vogliamo che il paese risponda in modo positivo, come il nostro lavoro stiamo cercando di fare, è un lavoro importante, e quindi mi farebbe piacere che il paese risponda in modo positivo. Fermato anche per questa stagione l'allenatore Nicola Ruzzarenti. Nicola, dopo che sei stato riconfermato al termine della scorsa stagione, quest'anno cosa ti aspetti dalla squadra? Allora, mi aspetto prima di tutto che i giovani siano molto a disposizione di quelli un po' più anziani, tra virgolette. In questa settimana ho già visto comunque un gruppo già coeso e puntiamo sicuramente a fare un buon campionato, visto che sono 4 anni adesso che la società è nata. Abbiamo fatto degli sforzi e sono convinto che possiamo fare solo che bene. I biancazzurri faranno il loro debutto stagionale al primo turno della fase a gironi di Coppa Lombardia terza categoria, in programma giovedì 8 settembre allo stadio comunale di Remedello contro il Carpenedolo. Ladies and gentlemen, questi sono i ragazzi di Remedello Calcio. Into the jungle.